Stiamo portando avanti un'iniziativa, il mio assessorato e gli altri quattro comuni, cioè Cene, Gazzaniga, Vertova e Colzate, sulla sensibilizzazione sulle dipendenze. Abbiamo intitolato il nostro percorso No Alcol, No Droga. Perché questo succede? Perché abbiamo avuto dei dati sconcertanti in mano della gioventù, ma proprio giovani che fanno uso di alcol partendo dall'età minima, cioè dagli 11 anni in su, e ciò è molto molto pericoloso. Il nostro percorso inizia il 5 giugno con un concerto a Fiorano del Bepi. Ringraziamo anche per questo il bar Icarus, lo faremo anzitutto nel piazzale antistante il bar Icarus, perché il bar Icarus ha avuto la sensibilità di sponsorizzarci questo concerto tutto a spese sue. Noi lo usiamo come trampolino di lancio per portare avanti il nostro discorso. Inizieremo poi il lunedì 7 con una tavola rotonda a Colzate, dove con esperti del settore parleremo di alcol. E il 10 giugno a Gazzaniga parleremo invece con altri esperti del settore del problema droga. Questo è per sensibilizzare un po' la popolazione e di portare a conoscenza dei dati che abbiamo in mano e per far capire, insomma, che il problema droga e il problema alcol riguarda tutti noi. Nessuno deve pensare: ma a me non tocca, non è compito mio. Invece tutti dobbiamo darci una mano. Questo infatti è successo a me quando ho chiamato gli altri quattro comuni a lavorare con me, a darmi una mano. Hanno subito aderito perché il problema sociale è molto molto grave. Per cui allora io vi aspetto il 5 giugno alle 21 sul piazzale antistante il bar Icarus di Fiorano al Serio con un concerto del Beppi. Lì verrà presentato anche il nostro percorso che faremo nelle serate. Poi il 7 nella sala civica del comune di Colzate alle 8:30 sul problema alcol e il 10 sempre alle 8:30 presso il centro sociale di Gazzaniga sul problema tossicodipendenze. Vi aspetto numerosissimi perché più siamo, più diamo voce a questo problema e più insieme forse riusciremo a risolverlo.